Sino Caracappa, siamo dinanzi alla porta d'ingresso del Cine Campidoglio, purtroppo ancora chiusa dopo il lockdown, insomma, aspettiamo tutti quando le porte d'ingresso del cinema si potranno riaprire. Lei, che ovviamente rappresenta il cinema Sciacca, quando sarà possibile e come? Beh, parliamo di cinema, non di sale, nel senso che c'è una differenza, nel senso che sì, a partire da domani, 15 giugno, sarà possibile diciamo, lavorare per l'apertura delle sale. E le condizioni fino a 2 giorni fa erano improponibili, tant'è che come associazione avevamo fatto una forte richiesta al ministro Franceschini di revisione di quelle che erano le norme e soprattutto come dire, i regolamenti che c'erano stati un po', o le procedure che c'erano state fatte, che erano state fatte dalla conferenza delle regioni. E ieri, con grande soddisfazione, abbiamo avuto un risultato, e cioè che una di quelle che per noi erano le norme più restrittive, cioè la presenza del pubblico in sala con la mascherina, è stata tolta, così come la riapertura anche dei punti di ristoro all'interno dei cinema, fermo restando che ci sono tutta una serie di procedure di adempimenti che sono necessari per la salvaguardia della salute dei lavoratori e anche del pubblico. Diciamo che però ci siamo indirizzati verso una migliore comprensione fra le parti rispetto a quello che rendiamo necessario perché si possa fruire liberamente dello spettacolo cinematografico. Quindi noi pensiamo anche tipo al caso della Badia Grande, insomma, dove ci sono degli spazi all'aperto, lì si potrà quest'estate tornare a sognare col grande schermo? Sì, là abbiamo anche avuto il conforto di alcune regole che sono state fatte, di un protocollo che è stato fatto fra l'assessorato alla salute e l'assessorato al turismo, in cui diciamo, finalmente dico, vengono delineate e con chiarezza alcuni comportamenti. Quindi anche alla luce di quello che è successo 2 giorni fa alla Regione, diciamo che adesso siamo nelle condizioni di poter cominciare a lavorare per la riapertura che io spero e penso possa avvenire nella prima decade di luglio. E invece partiamo dal suo ruolo di assessore, insomma, questa fase 3 significa anche ritorno al divertimento, all'intrattenimento, ci sarà spazio anche per le feste, per le sagre, almeno da quella che è l'ordinanza di Nello Musumeci che verrà firmata nelle prossime ore. Cosa sarà possibile fare a Sciacca e a che cosa state puntando? Ma guarda, io sarei veramente curioso di vedere l'ordinanza dei prossimi giorni. Quella di firmata giorno 13 prevede la riapertura di tutta una serie di attività economiche, comprese anche alcune attività ludiche, comprese le discoteche, abbiamo visto, eccetera. Però poi il risultato è chiaramente che si parla sempre di spazi all'aperto, si parla di contingentamento degli ingressi, si parla di spazi necessari per una pista da ballo, quindi 2 metri per ogni ballerino. Voglio dire. Quindi le norme sono molto restrittive. Sì, vero è che sono dei segnali di ripartenza importanti. Ci sarà un aggiornamento il 14 luglio, vediamo se la curva epidemiologica sarà ancora più bassa, per cui penso che alcune attività sono troppo restrittive. L'idea di poter usufruire degli spazi fino a un massimo di 1.000 persone è con stazionamento, cioè vuol dire seduti, è chiaro che questo comporta tutta una serie di limitazioni ad attività in cui la socializzazione avveniva in maniera molto più ravvicinata, ecco. Possiamo dire che nell'estate saccente ci sarà spazio per qualche spettacolo? Pensavo ad esempio ad agosto, luglio inoltrato, che ci sarà possibilità per questo? Ci dobbiamo confrontare con le normative. In questo momento noi abbiamo previsto nella mappatura che abbiamo fatto degli spazi per open space anche la possibilità che ci potessero essere delle esibizioni di piccoli spettacoli musicali piuttosto che teatrali, piuttosto che drammatizzazioni di letture e altro. È chiaro che laddove ci sarà possibile un rallentamento, prevediamo anche noi l'apertura dell'atrio inferiore e quindi una rassegna teatrale che andrà fatta con i protocolli che in questo momento sono presenti e speriamo anche di poter fare qualche spettacolo musicale, però aspettiamo veramente con molta ansia, devo dire, perché non è possibile in questo momento pensare a una programmazione. Possiamo pensare a una programmazione di eventi piccoli, di eventi minimi, ma non a grandi eventi.